A giudicare dalle condizioni dei due mezzi, le conseguenze dell'incidente frontale avvenuto questa mattina poco prima delle 13 in via Mattei potevano essere ben più gravi. Invece i due occupanti dei mezzi sono andati al pronto soccorso di Fano con lesioni giudicate non gravi. La Fiat Panda autocarro dell'Emporio Ricambi per Auto, condotta da una dipendente dell'azienda di 36 anni, è uscita dal cancello della ditta svoltando a sinistra in direzione mare, ma forse a causa di un'auto parcheggiata che le ostruiva la visuale non si è accorta di una Volkswagen Polo che sopraggiungeva in direzione monte. L'urto violento ed inevitabile ha fatto esplodere gli airbag di entrambe le autovetture e procurato grossi danni ai mezzi, che sono stati poi rimossi dalla sede stradale con il carro attrezzi. L'uomo alla guida della Polo, anch'esso un 36enne di Fano, è stato portato al pronto soccorso del Santa Croce dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, mentre la ragazza si è fatta accompagnare in ospedale per accertamenti autonomamente. Sul luogo del sinistro due pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi ed una dei carabinieri per regolamentare il traffico, in quel momento molto intenso per l'uscita dalle aziende limitrofe dei dipendenti per la pausa pranzo. Sono ancora in corso da parte della polizia locale le valutazioni per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.